Benvenuta Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, buonasera qui in studio buonasera. Con me. Buonasera e bentornato al professor De Masi. Eccolo buonasera, lì. Buonasera a voi. Buonasera professore. Buonasera Claudia Fusani, giornalista collegata con noi. Buonasera a tutti. Buonasera Gianfranco Rotondi, Forza Italia. Eccolo qui. Buonasera a voi. E buonasera Diego Fusaro, filosofo, eccolo lì. Caro Epicuro, buonasera, vedete, un caro saluto da Diego Fusaro. Allora, e ora che appunto ci vediamo insieme la copertina di giornata nella quale si ricapitola quanto accaduto e poi ne cominciamo a parlare insieme. Mariana Vinci. Dopo un lungo silenzio, il premier Conte esce allo scoperto ed esclude un nuovo lockdown. Bisogna andare avanti, ma con prudenza, dice, senza fermare la scuola e le attività economiche, in linea, almeno apparente, con Matteo Salvini. Bisogna continuare a usare cautela, però non bisogna tifare per il virus. C'è qualcuno che sembra che invochi il virus per prolungare la sua attività, la sua carriera, la sua fortuna politica. Ma l'aumento dei contagi continua a preoccupare e ora spunta il documento di un ricercatore sui rischi del Covid presentato al Comitato Tecnico Scientifico il 12 febbraio, quando ancora non c'erano casi ufficiali nel nostro paese. Documento tenuto segreto finora, che scatena l'opposizione. Giorgia Meloni accusa. Questo governo di incapaci si deve assumere le sue responsabilità. Pretendiamo la pubblicazione di ogni singolo atto del comitato scientifico e porteremo in Parlamento questa tematica. A tener banco è ancora la scuola. Abruzzo, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna hanno deciso di posticipare la riapertura dopo l'Election Day, che accorpa elezioni regionali e referendum sul taglio dei parlamentari. Noi con questo referendum ci adeguiamo ai numeri europei e nessuno mi venga a parlare di democrazia perché abbiamo i consigli regionali, i consigli provinciali, i consigli comunali, le aree vaste, le città metropolitane. Non c'è una posizione netta invece da parte del Partito Democratico. L'alleato di governo non trova una posizione unitaria e continua a confidare almeno sull'approvazione in commissione della riforma della legge elettorale prima della chiamata alle urne. Se la linea è attendista, qualcuno tra i Dem si muove però verso il sì al taglio dei parlamentari, con un incontro alla Camera fissato per il 2 settembre. Nell'opposizione, a non essersi ancora pronunciato, è Silvio Berlusconi, che dalle pagine del quotidiano La Nazione dice di stare riflettendo sul tema. Fatto così, come lo vogliono i grillini, rischia di essere un atto di demagogia che riduce la libertà e la nostra democrazia. Intanto sul fronte immigrazione oggi, dopo i 450 sbarchi che hanno portato al collasso Lampedusa, l'ennesima tragedia del mare, con un barcone esploso al largo di Crotone che ha causato la morte di 3 dei 21 migranti che erano a bordo. Subito un aggiornamento in redazione da Lodovica Palazzoli. Sì, a proposito di sbarchi ed emergenza Covid-19, il Premier Conte e il Ministro dell'Interno Lamorgese hanno deciso di ricorrere ad altre 3 navi quarantena proprio per gestire la situazione sanitaria dei migranti in arrivo. La prima è attesa a Lampedusa entro domani notte e le altre 2 per mercoledì. Allora, professor De Masi, vengo subito da lei. Proprio la ministra Lamorgese ieri ha fatto un'intervista in cui ha ammesso effettivamente che c'è un aumento degli sbarchi, ma dice non c'è l'emergenza. Nel 2011 erano 30.000 gli sbarchi, ora dall'inizio dell'anno sono soltanto 8.000. C'è un'emergenza immigrazione in questo momento? Non c'è? E il governo la sta gestendo? È all'altezza? Ma di sicuro abbiamo un numero di sbarchi che è superiore a quello degli ultimi mesi, anche perché è estate e ogni estate c'è questo picco. Comunque siamo molto al di sotto degli sbarchi che c'erano soltanto 2 anni fa o 3 anni fa, quindi in qualche modo si è normalizzata, dove la parola normalizzata poi significa poco. La realtà è che noi ci ritroviamo in una situazione che ormai si ripete da anni. C'è una parte del paese che reputa che bisogna aprire le frontiere, che è inarrestabile il flusso dei migranti e che addirittura è positivo per un paese che fa pochi figli, e un'altra parte del paese, purtroppo le due parti sono più o meno pari quantitativamente, che reputa il contrario. Nessuno dei due ha argomenti per convincere anche gli altri, nessuno dei due vuole recedere dalla propria posizione,
questa conflittualità, secondo me, è destinata a restare per ancora molto molto tempo. Bene, allora voglio sentire invece da Rotondi, appunto, una conflittualità che è destinata a restare nel tempo, ma in cui la ministra Lamorgese si trova un po' sola, e questa è la sensazione. Per esempio Musumeci gli imputava di essere molto silenziosa, non rispondere agli appelli, non è che lei abbia detto no sull'intervenire in Sicilia, ma ha detto poco. Allora le chiedo, questa solitudine ricorda un po', per versi chiaramente non dello stesso genere, molto diversi, perdoni il gioco di parole, quello che accadde a Salvini sulla questione processo, open arms per esempio, cioè al Viminale si è isolati per forza? Ma Salvini ha compiuto un gesto politico, io non sono salviniano, ma lui da ministro ha mantenuto una linea che aveva spiegato in una campagna elettorale, chi l'ha votato l'ha delegato a fare le cose che lui da ministro ha fatto, al di là se le condividiamo o meno, certo nel rispetto delle leggi che ha rispettato. Pertanto l'aggressione giudiziaria a Salvini non la deve supporre lei e non la devo avallare io, ce l'hanno spiegata magistrati intercettati nel corso di inchieste recenti, quindi la solitudine di Salvini la conosciamo. Il ministro Lamorgese è una persona che io stimo moltissimo, e non credo che sia colpa sua quello che sta avvenendo. Purtroppo noi scontiamo la colpa di non avere una classe dirigente compatta, perché su temi di sistema, come la gestione dell'emigrazione, non ci può stare la destra e la sinistra. Non ha senso dire apriamo le frontiere o chiudiamole. La domanda è apriamole per fare cosa e chiudiamole per fare cosa. C'è un progetto economico per il quale noi, trasformando il paese, facendo fiorire un New Deal italiano, abbiamo la possibilità di richiamare migliaia di forze lavoro dall'Africa? Chiamiamoli, ma per fare cosa? Non abbiamo niente da offrirgli, li lasciamo davanti ai supermercati dandogli un euro o due perché ci tolgano la spesa dai carrelli e ce li mettono in macchina? Beh, è più serio non farli arrivare affatto. Certo, quindi se non c'è una strategia, un progetto, dice Rotondi, se non si sa perché li facciamo venire, allora che senso ha? E allora chiedo adesso a Gubitosa, come esponente della maggioranza, intanto questa Lamorgese sola, di cui parlavamo un po' lasciata a se stessa, che c'ha mille fronti di conflitto, perché tra la questione delle navi quarantena, adesso altre tre, ma non prese benissimo dai sindaci, sa meglio di me gli episodi che ci sono stati, la questione Sicilia, quindi la polemica a distanza tramite ormai magistratura, quindi via giudiziaria con Musumeci, si sta lavorando bene e è sola di fatto? Guardi, io personalmente su questo tema ho una posizione molto dura, però vorrei concentrare l'attenzione sul vero problema che dobbiamo affrontare. Il vero problema sono i rimpatri, cioè chi viene in Italia e non ci può venire e non ha il diritto di venire in Italia deve essere rimpatriato. E su questo, perché voglio dirle che Di Maio su questo sta lavorando molto, no? Ecco, e ha detto lei quello che sto per dire. Di Maio sta lavorando molto, quindi non è sola la ministra. E soprattutto per quanto riguarda la Tunisia, Di Maio, ricordo tutti che è stato due volte già lì, e lì stanno vivendo una crisi che è economica, quindi non è che qui deve passare il messaggio che chiunque così arriva in Italia e poi l'Italia si vita natural durante ci si resta qui. Allora cosa ha fatto Di Maio? Sta lavorando per la prima volta in maniera seria, perché in passato, diciamolo, anche durante il nostro primo governo, forse sui rimpatri è stato fatto zero, sta lavorando sui rimpatri. E ricordo sempre a tutti che 80 persone a settimana vengono rimpatriate. Capisco che è un inizio, è ancora poco, ma il vero problema sono i rimpatri. I rimpatri. È lì che dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare sui rimpatri. Allora chiedo invece a Diego Fusaro quanto l'immigrazione, ieri la ministra Lamorgese diceva anche, eccetto Lampedusa, negli altri centri d'accoglienza sono rispettate le proporzioni, le regole che sono state date di posti letto. Ti chiedo, si sta facendo campagna elettorale sull'immigrazione anche questa volta? Non si riesce ad affrontare questo tema senza ideologizzarlo? Esattamente, sono pienamente d'accordo con quello che diceva De Masi prima, c'è una polarità
non riflessiva su questo tema. Io che non devo far consenso perché non devo prendere voti, mi permetto di dire che i migranti vengono trattati come merce umana, priva di dignità. Si dice accogliamo, integriamo, ma in realtà è il discorso del padrone che vuole braccia a basso costo. E infatti una volta che giungono in Italia finiscono nei campi di pomodoro o super sfruttati nelle filiere della produzione capitalistica. Chi davvero avesse a cuore la sorte dei migranti africani dovrebbe battersi perché l'Africa non venisse più colonizzata e non si costringessero gli africani a questo nefasto traffico di vite umane che è l'immigrazione di massa. Quindi la parola chiave umanitaria non è porti aperti, ma basta deportazione di africani dall'Africa, che l'Africa sia libera, sovrana, indipendente, non più colonizzata. Questo è il punto fondamentale, perché poi, lasciatemi dire, il discorso falsamente umanitario del progressista dell'arcobaleno dice integriamo e accogliamo, ma poi una volta che giungano in Italia non si cura più delle vicende quasi sempre nefaste di questi esseri umani che vengono letteralmente impiegati in maniere disumane. Quindi, questo è il punto fondamentale. Per questo io già da tempo ho variato le grammatiche e non parlo più di immigrazione di massa, ma di deportazione di massa voluta dai padroni e appoggiata dai finti progressisti che per progresso intendono solo quello del capitale. Allora, però c'è un aggiornamento in redazione, torno da Ludovica. Sì, Matteo Salvini torna sull'esplosione del barcone carico di migranti e dice solidarietà ai finanzieri eroi che hanno rischiato la vita per portare in salvo degli immigrati a bordo di un barcone che poi è esploso. Si tratta dell'ennesimo episodio che conferma il valore delle donne e degli uomini in divisa, troppo spesso insultati e dimenticati da PD e 5 Stelle e perfino speronati da Carola Rackete. Fermare l'invasione e chiudere i porti è un obbligo morale, meno partenze, meno pericoli e meno morti. E allora, e qui torniamo sull'argomento che stavamo affrontando, quindi l'ideologizzazione, il fatto che questo argomento appunto venga tirato di qua e di là, ciascuno secondo come preferisce dalla sua parte politica. Chiedo a Claudia Fusani, abbiamo sentito il commento di Salvini e voglio una replica, ma anche il governo doveva modificare i decreti sicurezza, casualmente lo farà ad ottobre dopo le elezioni regionali, quindi si continua ad aver paura di questo argomento. Allora, sì Veronica, sicuramente questo è un argomento scomodo, come tutti gli argomenti scomodi di questa maggioranza sono stati rinviati a dopo il 20 settembre, però volevo permettermi, siccome seguo Prego. Molto il dossier immigrazione da anni e volevo mettere alcuni puntini sulle i se posso, certo. Il primo puntino sulle i è che non c'è nessuna emergenza, nel senso che i numeri di questi primi 9 mesi sono dati ufficiali che possono essere consultati sul sito del Viminale, parlano di circa 18.000 arrivi. Ricordo che negli anni 2014, 15, 16, 17 eravamo su 150.000 arrivi, quindi non ci può essere un'emergenza. L'emergenza però c'è un problema vero, perché il sindaco di Lampedusa ha ragione e il governatore della Sicilia in qualche modo ha ragione. Il problema dov'è? Che si sono sommati gli arrivi al Covid. Questo cosa ha significato? Che a maggio, quando sono ricominciati gli sbarchi, ma noi eravamo impegnati su altri dossier a seguire le questioni economiche e ci eravamo un attimo distratti, ma il Viminale no, e il Viminale mise già allora il tema sul tavolo. A maggio cominciarono a riprendere gli sbarchi, piccoli sbarchi, sono i famosi barchini, eccetera, con l'aggravante, passatemi tra virgolette, che questa volta chi arriva deve fare la quarantena. Certo. Dunque il Viminale, giustamente deve fare la quarantena, dunque il Viminale disse, signori, le persone arrivano, perché la Tunisia è messa malissimo, poi faccio un inciso sulla Tunisia, però dove facciamo fare la quarantena a queste persone? E lì, ecco. Se posso permettermi, una falla nel governo c'è stata. Il governo è stato impegnato su un sacco di cose, però il ministro dell'interno questo allarme l'ha lanciato e in questo senso è stata lasciata sola il ministro. Io ho scritto un lungo pezzo all'inizio della settimana su questo. Poi infatti dopo cominciamo con le navi quarantena, adesso queste 3 che arrivano saranno 5, però faccio presente per esempio che a Lampedusa stanno scoppiando, ripeto, il sindaco ha ragione e Musumeci pure. Perché allora, se arrivano Claudia, lì la quarantena ti fermo un attimo lì. Perché ve la voglio però far vedere Lampedusa. Un secondo sì, Veronica, prego, il ministro degli esteri Di Maio sì. Il 31 di luglio, non un anno fa, di quest'anno ha attaccato la Tunisia dicendo basta con questi sbarchi,
togliamo i fondi alla Tunisia. Per carità di Dio, è stato un errore, si sarà distratto, però quello ha creato il panico. La Tunisia, allora, è il crollo, certo, economico. Su questo io faccio adesso replicare Gubitosa, anche perché pure la Tunisia ha il Covid in questo momento, quindi peggio mi sento, si direbbe. Allora vediamo la situazione e poi la commentiamo. Francesca Oliva. Un barcone con a bordo circa 400 migranti è stato soccorso la scorsa notte a Lampedusa dalla guardia costiera. Rischiava di capovolgersi in mare a causa del forte vento. Il maxi sbarco, l'ennesimo, ha scatenato la protesta di alcuni abitanti dell'isola. Subito il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha lanciato l'allarme. Lampedusa è in ginocchio con l'hotspot che negli ultimi giorni è tornato a riempirsi fino a ospitare oltre 1000 migranti a fronte di una capienza di circa 190 persone. E ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio dei Ministri. Ma è mai possibile che non ci sia la voglia, lo stimolo, l'impeto ad indignarsi a Roma? Ma è mai possibile che ci si volti dall'altra parte negando una realtà che è insostenibile? Il governo è assente anche secondo il sindaco Salvatore Martello, pronto a proclamare lo sciopero generale sull'isola. Intanto il Viminale manda altre 3 navi quarantena. Non solo la Sicilia. Lungo le coste italiane gli arrivi non si fermano. Oggi, durante le operazioni di trasbordo, una barca con una ventina di migranti ha preso fuoco al largo di Crotone. 3 i morti e si cercano altri dispersi. Allora, Gubitosa chiaramente vorrà replicare su quello che stava dicendo sull'errore di Di Maio con la Tunisia, però io le dico anche, si doveva finire davanti ai giudici, cioè il TAR che ha respinto l'ordinanza di Musumeci, la scelta del Viminale, non si poteva trovare un punto d'incontro e andare incontro a Musumeci che effettivamente sembrava essere in difficoltà? Guardi, innanzitutto io non concordo sul fatto che Di Maio abbia fatto un errore. Nel senso che Di Maio all'epoca cosa diceva? E che poi è servito, perché io ricordo a tutti che poi sia Di Maio che la Lamorgese sono andati insieme in Tunisia per offrire aiuti e per trovare accordi. Ma cosa diceva Di Maio? Come ragioniamo con la Tunisia per finanziamenti, export, eccetera? Ragioniamo anche su come rimpatriare le persone che vengono dalla Tunisia. Perché? Perché chi scappa da una guerra, va bene, allora dobbiamo trovare il modo di accoglierlo. Ma se qualcuno scappa da una crisi economica, non è che, come dicevo prima, qui in Italia ci si arriva e poi deve passare il messaggio che all'Italia... prima, guardi, devono fare la quarantena, il tema è la quarantena, dove la fanno? È lì che il governo ha creato la falla, dovevano preoccuparsi prima di creare le strutture, le navi, le caserme, quello che volete voi, per fargli fare la quarantena, perché senza la quarantena non li fanno neanche, non li possono rimpatriare. Questo bisogna che le persone capiscano, chi ci ascolta. Fusaro, se Diego, se vuoi dire una battuta, così poi facciamo finire Gubitosa, che vedevo il ditino alzato, ritorno, solo perché lo vedevo. Ma è chiaro che la situazione è emergenziale più che per l'immigrazione, per la situazione in cui versa l'Italia, per cui da un certo punto di vista è anche assurdo pretendere che fosse tutto normale quando in realtà non lo è. E non lo è affatto normale la situazione. Come si fa a garantire condizioni che non riusciamo nemmeno a garantire per gli italiani, a garantirle a chi italiano non è? Si crea una situazione di ulteriore emergenza. Quindi io capisco quello che sta avvenendo, le difficoltà anche in cui versa il governo, per cui mi pare anche molto facile fare attacchi in questo caso. È una situazione molto complessa, complicata ulteriormente dalla situazione emergenziale del Covid. A mio giudizio bisogna lavorare perché non avvengano più questo sistema, perché è un sistema, è inutile parlare di salvataggi in mare ancora, è un sistema collaudato che procede appunto ormai quasi automaticamente per far sì che sembrino salvataggi quando in realtà è un sistema che ha tutte le sue radici, il suo business, i suoi interessi. Dici, naturalmente ci si chiederà da un punto di vista di classe così, perché i padroni vogliono i porti aperti. Voglio dire, sembrerò un vecchio marxista, ma questa è la domanda: perché i padroni vogliono i porti aperti? Bene, allora dal vecchio marxista torno a Gubitosa, prego. Guardi, è chiaro che la pandemia ha colto tutti di sorpresa e che è una situazione nuova per tutti. Ma ritornando al fatto dei rimpatri, noi stamattina ci siamo svegliati con la notizia che al Celio
C'erano persone che hanno dato a morsi dei medici, dei colonnelli medici, oppure altri tipi di violenza. Ecco, io su queste cose non transigo. Per me queste persone vanno rimpatriate immediatamente. Ed è per questo che dico che il messaggio, soprattutto all'estero, non può più passare che arrivano qui e ci restano vita naturale durante. Dopodiché voglio dire che da quando è scoppiata questa pandemia noto che l'Europa un pochino sul fatto della distribuzione delle persone che arrivano, eccetera, si è lasciata un poco andare. Ecco, per me nell'immediato dobbiamo immediatamente di nuovo... Si è lasciata andare, che vuol dire? Nel senso che non sono presenti? Poco presenti. Allora per me è sempre il giorno buono per comunicare a tutti che l'Italia nell'emergenza dei migranti non può essere lasciata da sola dall'Europa. Quindi è con queste linee che sì, noi risolveremo questo problema, ma allora, senza slogan, perché su questo argomento, mi scusi se l'ho interrotta, sì, dottoressa, prego, è facile fare slogan, ma i problemi reali non li risolviamo sugli slogan su questa problematica. Vanno bisogna, ci vuole programmazione e serietà. Complessa e serietà. Allora però, Rotondi, volevo chiederle, c'è un'altra cosa che colpiva dell'intervista ieri della ministra Lamorgese, un po' agli antipodi invece con le dichiarazioni adesso di Salvini. Cioè ieri la Lamorgese diceva: se poi si delegittimano le istituzioni c'è anche poco rispetto della polizia. Questo anche rispetto a ciò che citava ora Gubitosa e anche quello che abbiamo visto accadere in questi giorni rispetto a chi faceva i controlli con i ragazzi. C'è un caso di un vigile qui a Roma a cui è stata spezzata una mano perché controllava la situazione mascherina dei giovani. C'è anche questo aspetto qui? La delegittimazione delle istituzioni? Questo è sempre avvenuto, nel senso che vi è stato in passato un attacco ideologico alla polizia. Non dobbiamo dimenticare che i comunisti, si può ancora dire comunisti, erano quelli lì che dicevano che la polizia era al servizio di Cossiga con il K e prima ancora contro Scelba, i Celerini, gli uomini di Scelba. La polizia ha sempre svolto una funzione difficile, non sempre con la comprensione di una parte più politicizzata della popolazione. Quindi vecchie storie che ritornano. Oggi c'è un approccio meno ideologico, ma c'è sempre un tentativo di delegittimare migliaia di persone che con stipendi non certo leggendari garantiscono la nostra tranquillità in condizioni che la pandemia ha reso ancora più difficili. Dobbiamo, facendo felice penso Fusaro, citare Pasolini, perché con Pasolini si ribalta lo schema di attacco alla polizia. Pasolini disse: i proletari sono i poliziotti che con stipendi da fame spesso si contrappongono per contenere i disordini provocati dai figli di papà che giocano al 68. Alla fine la storia torna sempre. La storia torna sempre. Claudia Fusani. Veronica, un flash. Un flash. Cioè, io contavo sulla tua doppia brevità, scusa, di flash anche per un commento sullo studio, lo studio che è uscito oggi, che pare fosse da febbraio sul tavolo del governo, in cui si era già visto, predetto che ci sarebbero stati 60.000 morti e gli attacchi che ne seguono delle opposizioni. Allora, su questo io credo che veramente sia giunta l'ora, non più rinviabile, che tutte queste carte vengano fuori. Tutti gli atti che sono circolati sul tavolo del governo durante le infinite riunioni del Comitato Scientifico devono essere pubbliche, sapendo che, e da questo punto di vista bisogna che i cittadini siano un pochino più strutturati, sapendo che la situazione era ed è talmente inedita per cui nessuno aveva la scienza in mano, però noi dobbiamo sapere tutto quello che sta venendo fuori. Io vi ricordo che a maggio, quando finì il lockdown, uscì comunque uno studio del Comitato Tecnico Scientifico che faceva alcuni schemi, se vi ricordate, e diceva che se fossero riaperte le scuole, se le scuole fossero rimaste aperte, saremmo andati con non più che un numero pazzesco di persone ricoverate in terapia intensiva. Dunque, tutti gli schemi e tutte le proiezioni, tutti i numeri che sono usciti in quelle settimane vanno sicuramente rese pubbliche. Credo però che questo aiuti allora, i cittadini. Allora Claudia, ti devo mettere in pausa perché ho la pubblicità. Poi torno. Sì, però una cosa sulla polizia. No, la pubblicità tu sai che una cosa sola non la puoi dire. Torno dopo. Assolutamente. Intanto ringrazio molto Gubitosa per essere stato con noi. Grazie. E ci vediamo prossimamente. Un attimo di pubblicità e torniamo.
Allora, io nel frattempo ho fatto il gioco delle tre carte con gli ospiti, quindi Gubitosa poteva rimanere con noi ed è ancora qui con noi. Grazie. Diego Fusaro ci ha salutato, quindi lo saluto a distanza, e ci ha raggiunto Emiliana Alessandrucci. Buonasera. Presidente Cola, bentornata. C'è un aggiornamento in redazione, Lodovica Palazzoli. Sì, a proposito del documento tenuto segreto, la Lega attacca il governo e dice aveva informazioni sul virus ma non ha avvertito le regioni. Parole a cui fanno eco da Forza Italia quelle di Anna Maria Bernini, che dice il governo deve ancora molte spiegazioni agli italiani, soprattutto ora che si paventa la seconda ondata autunnale. Si è sbagliato, Emiliana, a non rendere tutto trasparente, che ogni tanto emergono queste polemiche? A parte di questo virus si è raccontato di tutto e di più, quindi poi i 60.000 che erano morti forse sarebbero morti e si sapeva già tutto e poi non si sapeva niente. Ricordiamoci che in quelle date lì, il 12 febbraio, si diceva ancora che le mascherine non servivano e che in Italia non sarebbe arrivato. Milano non si ferma, quindi quella storia alla lì. Fine credo che la prudenza che è stata utilizzata è alla prudenza dovuta al fatto che non è mai successa una cosa così. Vero è che l'abbiamo pagata cara, il punto non è hanno chiuso, al punto a come ripartire ora. Quindi adesso entra la seconda fase, che è come ripartire. E intanto infatti vediamo che succede nelle regioni come la Sardegna, dove abbiamo visto cosa è capitato in questi ultimi giorni di vacanze. Carlotta Dessì. La parola più ricorrente qui è preoccupazione, seppur con diverse sfumature, con sprazzi di recupero che ogni tanto hanno illuminato questa difficile. Dicendo. Ma c'è realmente una colpa di non aver reso pubblico prima per tempo questo, secondo te? Ma no, io non sono fra quelli che dicono si doveva fare, perché chi poteva sapere cosa si doveva fare? Possiamo dire con certezza che i tagli alla sanità degli ultimi 10 anni sono stati un errore, su quello non c'è dubbio, ma una cosa del genere siamo stati tutti presi alla sprovvista, quindi io non invidio assolutamente e credo che nessuno di quelle persone al governo e anche di quelle che sono state all'opposizione che stanno facendo critiche così pesanti adesso, non si può criticare adesso, può da questo momento cominciare un modo diverso, quindi da ora in poi massima trasparenza, chiarezza. Allora voglio sentire da Gubitosa se secondo lui sapevate e le critiche come le prende quello che si sente dire adesso? Innanzitutto io voglio fare una piccola premessa. Per me gestire con serietà e con prudenza questa fase emergenziale ci permette di ripartire più in fretta e più in sicurezza. Il servizio che abbiamo visto della Sardegna ci dà un segnale chiaro che quando non si fanno le cose con prudenza, alla fine la ripartenza tarda ad arrivare e ci sono poi delle situazioni complesse così come abbiamo visto. Mm-hmm. Ritornando a questa cosa che dicono sia stata nascosta, eccetera, tutto da vedere, io non voglio esprimere nulla su questo, ma la realtà
A me non risulta, ma la realtà è che tutti i paesi del mondo ci riconoscono e riconoscono a questo governo che la gestione della pandemia è stata fatta bene. Ora io con questo non sto dicendo che stasera dobbiamo stappare le bottiglie di champagne, però in altri paesi, ieri in Francia ci sono stati circa, mi pare, 7.000 casi, tantissimi casi, sì. In Italia 1.400. Ecco, noi quantomeno in questo momento abbiamo una situazione sotto controllo e sono certo che questa situazione è sotto controllo per il buon lavoro che è stato fatto innanzitutto dai cittadini italiani, perché hanno saputo rispettare certo. le indicazioni che arrivavano, e quindi il primo complimento va fatto ai cittadini italiani, e poi alle direttive del governo che in una situazione complicata, in una situazione difficile, per la prima volta nella storia ci ritroviamo a combattere contro un nemico invisibile, comunque con tutti gli errori fatti, perché di errori ne sono stati fatti. Ad oggi abbiamo una situazione sotto controllo e invito tutti a tenere sotto controllo con un occhio sempre sulle terapie intensive, perché quello è il dato preoccupante. Quello è il dato preoccupante importante, oggi quello, ci sono 80 persone in terapia intensiva. E quella è una cosa importante, perché non ci dimentichiamo che questo virus attacca il sistema sanitario dei paesi, quindi questo, è quello che noi dobbiamo questa andare a misurare. Questa mi sembra una considerazione importante. Allora, professor De Masi, invece le chiedo, abbiamo visto adesso la Sardegna, ma sappiamo che in questa seconda fase di agosto si sono richiuse le discoteche dopo una fase, la vogliamo chiamare, di rimozione collettiva della questione. Le chiedo, è stato sbagliato non stabilire una scala di priorità? Cioè, quando si è scelto di riaprire i locali, quando si è scelto di ricominciare anche per favorire l'economia, ma si è ripresa la movida, si è sbagliato a non pensare per tempo che poi bisognava riaprire le scuole e si poteva arrivare già affaticati alla riapertura? Ma è molto difficile dire cosa si è fatto in tempo, cosa si fa in ritardo, perché la situazione si è mossa momento per momento, per cui anche chi ha dovuto prendere decisioni le ha dovute spesso cambiare da giorno in giorno, sottoponendosi poi alle critiche per il fatto che aveva cambiato opinione. Per quanto riguarda il turismo, io credo che la situazione sia un po' più globale. L'Italia ha una percentuale di turisti per cui quasi il 15% del prodotto interno lordo deriva da questo settore, quindi si tratta di un settore fondamentale per noi. È un settore che ha circa 1 miliardo e 100 mila possibili clienti nel mondo, che non sono tutti uguali. Alcuni di questi hanno una capacità di spesa molto bassa, altri hanno una capacità di spesa altissima. La scelta della Sardegna è stata quella di puntare su un turismo di lusso. C'è poi un turismo familiare, c'è poi un turismo di massa. Parte della Sardegna ha scelto il turismo di lusso, ma quel tipo di turismo lì è un turismo che va attratto 12 mesi all'anno. Il problema dell'Italia è la incapacità di destagionalizzare il turismo. Noi abbiamo per esempio nel sud Italia delle zone in cui anche d'inverno ci sono 10-15 gradi di temperatura, ci sono opere d'arte straordinarie, si dovrebbero creare attrazioni come ha fatto Salisburgo, come ha fatto Edimburgo, con dei festival, delle attività supplitive, perché per una coppia che viene da Berlino avere 15 gradi non è assolutamente un dramma, non so se è chiaro. Quindi, Noi siamo incapaci di destagionalizzare. La Costa Smeralda, che ha una praticamente attrezzatura strepitosa, è aperta 3 mesi all'anno. Sono follie queste, perché non sono capaci di creare delle attrattive in periodi diversi da quello estivo. Quindi è su questo che bisogna muoversi. Destagionalizzare, cioè cercare di rendere il turismo, soprattutto in una fase come questa. Tenga conto di questo dato. La Francia, che ha un tasso di turismo che è molto superiore al nostro, ha 230.000 posti meno che l'Italia. Però siccome spalma questi posti tutto l'anno, riesce ad avere un turismo maggiore del nostro. Nel sud Italia solo il 26% delle strutture viene utilizzato durante l'anno. Questo il turismo non può mantenersi. È interessante, Gubitosa, prenda appunti. Senza così infrastrutture, poi senza banda larga, sud è tutto vero quello che sta dicendo il professore, ma noi abbiamo un sud che sarebbe una terra, potrebbe essere la Florida, diciamo,
non ci sono mezzi, non ci sono treni, non c'è la banda larga, non funziona quasi niente, come ce le porti le persone? Certo. Al di là di maggio-settembre. Quindi. Infatti si spera che nel recovery fund, tra i ci vari sia progetti, anche questo. Uno dei fattori determinanti è questo, dice Claudia Fusani. Assolutamente. Allora Rotondi, arrivo subito, voglio soltanto chiedere prima dal punto di vista economico ad Emiliano Alessandrucci, questa, l'ho chiamata rimozione prima, fase di imprudenza, riaperture, poi abbiamo visto sono seguite le chiusure, alla fine rischia di costarci il doppio economicamente di quanto ci sarebbe costato non riaprire proprio le discoteche? Penso proprio di sì, e poi anche questa scelta di fare delle riaperture è un po' casuali e ora... sentivo dire l'Italia si è comportata benissimo, sicuramente forse da un punto di vista sanitario, ma da un punto di vista economico no. Cioè, oggi abbiamo sì sicuramente 1000 contagi contro i 7000 della Francia, certo, ma quanti problemi abbiamo oggi tra le persone che lavorano? Tra l'altro il decreto di agosto fa acqua da tutte le parti, mi perdoni, ci siamo scordati completamente le partite IVA. Cioè, tu siamo... sei parte in causa. No, adesso, a parte insomma, il cicero prodomo sua, ma ci rendiamo conto, è come se noi stessimo dicendo che le partite IVA non hanno lavorato a marzo-aprile, a maggio pare che abbiano ripreso con tutti quei vincoli che ci avevano, giugno-luglio-agosto, che già di per sé in generale per chi lavora, il lavoratore autonomo ovviamente non stagionale, non turistico, ma che lavora per le aziende, per le organizzazioni, è difficile, no, già lavorare in quel periodo, non gli abbiamo dato nessun tipo di sostegno, ci hanno tolto qualsiasi supporto, quindi stiamo raccontando un paese che non esiste, abbiamo persone a partita IVA che non fatturano da mesi e che e quando parliamo di turismo parliamo non solamente di chi ha l'albergo, il ristorante, la spiaggia, parliamo di tutto l'indotto turistico, le guide turistiche, le guide ambientali, gli interpreti, tutti questi non hanno avuto lavoro, prodotto, ovviamente avete visto il numero di stranieri che sono venuti, certo, e allo stesso tempo nessun tipo di sostegno. Ora non vorrei dire una roba un po' provocatoria, ma se non ci ammazza il Covid ci ammazza la fame a un certo punto. E questa punto. È una frase che abbiamo sentito spesso. Allora torno Cupitosa, però prima voglio andare anche da Rotondi per chiedere, oggi Conte ha detto che si sente di escludere l'ipotesi di altri lockdown, mentre Macron ieri è stato molto meno assertivo, molto più prudente, ha detto che lui non si sente di escluderli. Come mai? Secondo lei Conte è stato un po' meno sincero su questo argomento o c'è una situazione diversa tra i due paesi? Con tutto il rispetto per Conte e Macron, non mi iscriva nella categoria dei politici che vogliono spiegare quello che non sanno, nel senso che questa è una pandemia che sorprende virologi e scienziati che non sanno che dire, stupisce che sappiano due premier cosa fare e cosa dire. Io sulla chiusura la penso come Conte, nel senso che escluderei in prospettiva l'utilità di nuove chiusure proprio sul piano sanitario, perché tecnicamente il governo, al di là degli studi che c'erano, segreti, non segreti, non mi importa nulla di saperli perché non ci ha preso nessuno, quindi voglio dire, è chiaro che saranno arrivati al governo tanti studi e tanti pareri diversi, ma la scelta di chiudere l'Italia era funzionale all'obiettivo di spegnere definitivamente pochi identificati focolai con l'obiettivo di contagi zero, cioè il governo ha chiuso l'Italia sperando di poter dire dopo due mesi abbiamo chiuso col Covid perché non c'è più nessun contagiato, come si diceva fosse avvenuto in Cina, dove però noi non abbiamo informazioni precise perché si tratta di un regime non democratico che dice quello che vuole dire. L'obiettivo della chiusura era questo. Ragionevolmente, e non per colpa del governo né per colpa degli italiani, l'obiettivo non è stato centrato perché i focolai si sono moltiplicati, non sono più solo un fatto lombardo, vi sono presenti omogeneamente focolai in tutte le regioni, quindi l'idea di chiudere è solo balzana, non centrerebbe nemmeno l'obiettivo sanitario. Il governo oggi, col consenso dell'opposizione, perché la salute degli italiani è un valore comune, smettiamola, certo, di fare politica e propaganda su queste cose, diamo un messaggio comune. L'unica cosa che possiamo fare, andando verso un autunno incerto, perché adesso noi vediamo tanti contagiati, ma prima i tamponi non li facevano, certo, le regioni li lesinavano, se li tenevano stretti,
Quindi chissà quanti ce n'erano di positivi. Questa potrebbe essere la coda della pandemia o la sua accentuazione. Per cui verso l'autunno incerto il governo deve fare una sola cosa, d'accordo con le regioni e col consenso dell'opposizione. Un piano di sostegno e di protezione dei soggetti deboli, immunodepressi, anziani, persone che vanno sostenute non chiudendole in casa, ma limitando ragionevolmente i contatti con loro, consentendo alle famiglie di accudirli senza limitazioni. Quindi cercare di proteggere la parte più fragile della società. Questo è perché il punto, è ragionevolmente non possiamo prevedere cosa avverrà. Il vaccino per l'influenza, adesso ne parliamo anche di questo, però io prima, visto che abbiamo accennato all'economia, voglio farvi vedere che ci sono alcuni settori che invece, proprio perché c'è il Covid, si sono dovuti un po' reinventare e ne hanno tratto giovamento. Paolo Capresi. Le persone arrivano da noi per conoscere il vino e poi ovviamente arrivano in dei posti come questo e si innamorano di una vista, di una piscina, della natura. L'enoturismo, ossia la nuova frontiera del turismo. Si assaggia il vino e poi ci si ferma nelle aziende, nelle cantine per mangiare, per dormire e per molte altre esperienze. Un tipo di vacanza diverso che genera un giro di affari di oltre 2 miliardi e mezzo di euro all'anno. Le cantine sono diventate delle vere e proprie opere d'arte, è vero? Sì, è uno dei motivi per cui i nostri ospiti ci raggiungono. E per i clienti più esigenti, guardate, in questa azienda c'è addirittura un caveau dove possono conservare le bottiglie acquistate e berle nel corso del tempo. Chi è l'enoturista? L'enoturista è l'appassionato di vino che però non si ferma al bicchiere ma che vuole un'esperienza a 360 gradi. Un appassionato che ricerca un'esperienza di soggiorno, quindi di vita unica. Tra le offerte anche i picnic. Qui trovate un'insalata di farro, delle verdure fresche, qualche panino, un pezzo di formaggio, il nostro naturalmente vino rosso. E per dare soddisfazione anche agli occhi si può ammirare oltre le vigne il mare dall'alto. Allora, Cupito, eravamo rimasti sulla questione economica e anche sulle accuse che le ha rivolte Emiliano Alessandrucci dall'alto delle sue competenze sulla partita IVA. Prego. Guardi, allora, questo governo credo sia stato il governo che a lavoratori autonomi, a partita IVA, abbia dato di più, perché nei decreti che sono stati fatti sono stati stanziati dei soldi a fondo perduto, sostegno. Il sostegno che è stato dato per i mesi prima con i 600 euro, poi con i 1000 euro dal mese di aprile in poi, sono stati dei soldi che non verranno mai restituiti e quindi sono a fondo perduto. È un sostegno che andrà loro e non verrà dato. Diciamo che c'è una differenza tra lavoratore autonomo e partita IVA, però non voglio scendere in questo, va bene così. Siete scesi in questo quando ad agosto avete rinnovato le casse integrazioni dicendo che quelli sono lavoratori di serie A e poi ci sono i lavoratori di serie Z che sono i lavoratori autonomi a cui non è stato dato nulla. Ora se lei mi dice che ha fatto tanto perché ci hanno dato 600 euro, dicendo che per la ripartenza, perché noi dobbiamo tenere gli occhi puntati sulla ripartenza, quello che è stato fatto è stato un inizio. Per carità, si poteva fare meglio. Io non sto dicendo che questo governo ha fatto le cose migliori di tutti. Si deve fare meglio. Adesso abbiamo anche il recovery fund, che questo è un successo del governo, 209 miliardi, di cui il 60% a fondo perduto. E sì, andranno dei soldi ai lavoratori autonomi. Sentivo prima parlare di banda larga, dovrà sicuramente anche con quei soldi arrivare in tutta Italia per rimarginare degli errori fatti per il passato. Ma il fatto che non si sia fatto nulla per le partite IVA, su questo non è così. Dopodiché, noi oggi, quello che voglio dire sulla parte economica è che oggi noi non siamo ancora fuori dalla pandemia e nessuno ha pensato di chiudere l'Italia a marzo-aprile perché pensava che poi il virus venisse sconfitto all'epoca e oggi ci ritrovavamo con zero casi. Non è così. All'epoca avevamo un problema
al nostro sistema sanitario nazionale, che era sotto attacco, era in collasso, medici disperati a lavorare per aiutare i cittadini e non riuscivano a tenere... E non conveniva prendere il MES, per esempio? Guardi, adesso le rispondo anche su questo, però dico... no, perché c'ho anche tutti gli altri che devono parlare. Ok, allora, sul MES, guardi, sul MES noi non accetteremo mai un qualcosa che possa portare delle condizionalità per i nostri cittadini. Ora ci diranno che non ci sono condizionalità, ma la realtà è che noi non firmeremo mai una cambiale con l'Europa su cui non abbiamo le idee chiare. Non abbiamo le idee chiare. Quindi noi ha preso i soldi del i soldi del Sure li ha presi. Guardi, ma sono due cose completamente diverse. Noi dobbiamo capire che il MES 27 miliardi per il MES chi deve lavorare non può lavorare. Allora le condizionalità, queste sono delle misure ad hoc che sono nate per aiutare i paesi europei. Il MES nasce per un'altra cosa, è un fondo salvataggi che nasce per un'altra cosa, che poi hanno creato una linea di credito per la sanità. Serve sostegno ai costi diretti e indiretti della sanità. Ma nasce per gli stati falliti. Guardi, abbiamo bisogno come dell'aria di quei soldi, perché gli ospedali, lei ha ragione quando dice che noi siamo stati in lockdown perché il nostro sistema sanitario era al collasso. Ed oggi non lo è più, per questo io... Non avevamo neanche reagenti per fare i test. Quindi noi dobbiamo assolutamente usare quei soldi per creare tutta quella filiera che abbiamo cancellato negli anni cedendola ai paesi dell'est, eccetera, che riguarda il chimico farmaceutico, rimetterla in piedi, essere autonomi su reagenti, vaccini, DPI, tutta questa roba qui. Perché i virus purtroppo, ora è arrivato il Covid, facciamo le corna tutti, però il virus purtroppo è qualcosa che, come dire, è qualcosa che sarà presente che è ancora nelle nostre vite, allora... ci dobbiamo convivere. Ecco, siccome è una delle questioni che restano sullo sfondo, uno degli attacchi che viene fatto al governo oggi, e su questo voglio sentire anche Rotondi, in maniera rapida così riesco a sentir tutti, oggi Ricolfi faceva un intervento sul Messaggero dicendo appunto che la promessa di non far perdere neanche un posto di lavoro agli italiani non era possibile, era una promessa che non si poteva mantenere e che invece si è regalato molto superfluo, alludendo ai bonus per esempio. È stato così? La penso anch'io così, nel senso che sul Covid bisognava intervenire chirurgicamente, innanzitutto calcolare chi ha perso cosa e quanto con la chiusura, quindi innanzitutto le partite IVA, risarcire chi ha avuto un danno diretto, c'è stato anche chi ci ha guadagnato, pochi, ma voglio dire la gran parte delle partite IVA ha patito un danno, ha pagato direttamente e personalmente il costo della chiusura. Il governo si doveva concentrare su questo. L'errore invece è stato quello a affrescare magnifiche sorti e progressive finanziate di qua, di là. Quindi, io penso che era molto più realistico fare il conto come dopo un terremoto di chi ci ha perso, cosa, dove e quanto. E raccontare meno. Però voglio chiedere ad Emiliano e Sanducci, questi bonus non sono serviti veramente a niente? Conto sulla tua brevità perché... Sì, sarebbero potuti servire in qualche modo. È certo che diciamo, dare un bonus e poi però non supportare le attività... Tutti compri pure il monopattinico elettrico, ma per farci un giro a Villa Borghese, non per andarci al lavoro se un lavoro non ce l'hai. Cioè, il punto era focalizzarci di più anche sulle produzioni italiane. Quindi perché sono stati dati, secondo te? Rodoni dice una cosa, no, forse lo diceva prima la collega, e in realtà dovremmo far ritornare in Italia tante produzioni, tra l'altro la chimica, la farmaceutica, forse si poteva finalmente investire in questo. Ricordo sempre la famosa azienda di Pontina, a cui è stato dato dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna il mandato di pensare al vaccino, certo, non dal nostro paese. Comezia. Allora io dico, magari invece del monopattino elettrico investiamo sulla farmacia e la chimica. E ancora una volta, è vero, l'hanno messi i controlli sulle partite IVA, perché a maggio potevamo prendere i 1000 euro solo se avevamo una riduzione del fatturato e del reddito del 33%. Peccato che non si sa come funzionano le partite IVA, perché io magari a marzo, aprile, anzi sicuramente, non è che c'è mensile come lavoratore certo, autonomo, prendo i soldi di 6-7 mesi prima, e se a marzo e aprile io non ho la
lavorato, da dove lo vedi? Bastava fare un controllo sulle fatture emesse rispetto al periodo di attività. Se sono fatture emesse per un'attività che ho fatto nel 2019, non puoi considerarle come se fossero state fatte ora. Quindi questo vuol dire proprio che il lavoratore autonomo non è conosciuto. Io penso che questa, allora, è una questione anche in buona fede, di ignoranza. Il punto di Emiliano Alessandrucci è chiaro, lavoratori autonomi dimenticati. Professor De Masi, le chiedo invece, questa strategia assistenziale, qualcuno l'ha chiamata così, è stata utile o alla fine rischia di essere controproducente? Senta, posso ritagliarmi un argomento che ha posto la Fusano prima? Basta che sia breve, professore, perché siamo addirittura d'arrivo, però sì, può. Non c'è dubbio, questa esperienza che noi abbiamo fatto dimostra soprattutto una cosa, la deficienza della rete. Noi abbiamo un programma, un piano per la diffusione della banda larga che allo stato attuale lascia fuori 11 milioni di cittadini, cioè 11 milioni di cittadini non possono fare smart working a causa delle reti. Questo, professore, è prioritario. Purtroppo devo chiudere perché ho finito il tempo, però almeno questo l'ha detto e siamo riusciti a chiarirlo. Grazie al professor De Masi, grazie a Gianfranco Rotondi, a Claudia Fusani, grazie all'onorevole Gubitosi.